Un po' di delusione di come è andata questa partita, soprattutto nel primo tempo. Non era previsto che andasse in quel modo. Diciamo che, pur consapevoli della forza dell'Empoli, viste dalle due prestazioni che venivamo, è stato obiettivamente una brutta sorpresa, perché ci hanno aggredito, non siamo mai stati capaci di uscire dalla nostra metà campo per più di mezz'ora. Poi la partita, diciamo che era quasi finita, perché siamo partiti, abbiamo avuto anche noi le nostre due importanti occasioni, una clamorosa direi. A fine primo tempo, l'azione più bella della partita. Di tutta la partita, esattamente. Poi nel secondo tempo due squadre stanche e la partita è finita. Non si può regalare una palla dentro l'area di rigore, uscire in dribbling, così vuol dire farsi del male da soli. In questa maniera l'avversario era già forte, poi se ci facciamo del male da soli allora si complica tutto e diventa difficile. Peccato, perché nel secondo tempo, come ho dato i meriti all'Empoli, per 30-35 minuti ci ha messo dentro l'area di rigore, l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà. E poi eravamo usciti noi nella parte finale del primo tempo e poi la partita era chiusa. Nel secondo tempo non c'è stato più nulla da vedere, da una parte e dall'altra. Quindi era una partita stanca, difficile, dura. Primo caldo si è fatto sentire un po' su tutti. C'è un grande rammarico, però sono molto molto arrabbiato sinceramente, perché no, non possiamo perdere queste partite. Le possiamo perdere se nella prima mezz'ora, quando ci hanno messo giù. Certo. Dopo no. Una squadra che vuole lottare per salvarsi deve avere attributi un pochino più forti, perché non si possono regalare queste situazioni qui. Dopo è dura replicare. E certo, avevamo palla noi all'interno dell'area di rigore. Insomma, quella palla si butta via, non si può cincischiare o tentare di uscire palla al piede dall'area di rigore. No, assurdo e non va bene. Domani ne parleremo in spogliatoio, perché finita la partita è meglio non commentare. E sarà una disamina bella profonda. Sì, ma non le è piaciuta nemmeno sul piano dell'applicazione la squadra? Da come parla, insomma. Abbiamo sofferto, l'applicazione non viene mai mancata da questi ragazzi, però non è stata interpretata bene. Ho tanti giocatori affaticati ed è una sorpresa, perché sabato scorso hanno corso e rincorso fino al 95esimo, invece oggi eravamo sottotono. Devo capire perché. L'applicazione e l'impegno non manca a questa squadra, questo è sicuro. Però sono stanco di vedere che andiamo a pagare delle situazioni, dei regali che facciamo. Vorrei essere messo in difficoltà come siamo stati messi dall'Empoli, per merito dell'Empoli, per una parte di gara, e se mi fanno lì, dopo i regali non possiamo permetterci più di fare. Come mai sfondavano così frequentemente sulla sinistra? Bravi loro, oppure qualcosa non riusciva bene a noi? Bravi loro, perché hanno spinto tanto lì bene, hanno preparato la partita per sfondare lì. Sicuramente abbiamo sbagliato qualche scalata noi, tant'è vero che nel secondo tempo non si è più verificato quel tipo di situazione lì. Peccato, siamo arrivati alla fine primo tempo per mettersi d'accordo, anche se era passata indenne quella sfuriata lì. C'è rammarico, ma obiettivamente io dico che ha vinto chi meritava. La settimana scorsa magari abbiamo vinto meritato noi, e oggi speravo di fare il colpaccio, visto che stavamo giocando male, di poter fare il colpaccio. Invece è andata così. Adesso abbiamo giovedì un impegno molto delicato, molto difficile, proprio per la classifica, per la qualità dell'avversario. E dobbiamo giocare veramente per ottenere questi 3 punti che ci mancano da troppo tempo, e magari dopo 3 punti rimettiamo su tante situazioni. È preoccupato che queste 2 sconfitte consecutive possano riportare la Ternana in un clima di paura, di ansia, di timore? Sì, lo sono, perché può succedere. Non so se oggi già aveva visto qualche avvisaglia, e perché questa è una squadra con una grandissima personalità e sicurezza. Non devono perdere le sicurezze che avevano. Solo capire sempre che bisogna essere sempre al 100% della concentrazione, della determinazione, piene di umiltà e voglia di correre correre più dell'avversario sempre. Perché dobbiamo far questo, ripeto, lo hanno sempre fatto. Oggi abbiamo trovato una squadra messa in difficoltà. E poi toglierci immediatamente troppi regali che stiamo facendo da settimane, non da una partita. Chi mette dietro, insomma, dietro parte non è un errore di un difensore oggi, è un errore di un centrocampista, però voglio dire, il risultato finale purtroppo non cambia, nel senso cambiano gli interpreti, però alla fine l'errore ci scappa sempre.
gli errori li fanno anche gli avversari, perché le palle gol le abbiamo avute anche noi due, una molto molto importante. C'è rammarico, perché poi sei a fine partita e c'è poco con quella con la stanchezza generalizzata che c'era da parte di tutti e due, e quindi era dura. Lì non bisogna stare attenti, bisogna stare concentrati, bisogna avere la determinazione, non si possono vedere questi gol qua in Serie B. Grazie mister, che abbiamo la sua...